Bentornati su Camper Adventures. Eccomi qua, sempre io Marco, presente. In passato ho fatto anche tutta una serie di video relativi al gas, un po' da tutti gli aspetti. Volevo farlo e l'avevo già iniziato a fare in realtà in qualche settimana fa, provare a girarlo, eccetera. E poi in realtà ho rivalutato un po' e ho deciso di procedere nel modo in cui vi sto per spiegare e parlo di rilevatori gas, ma non tanto quelli appunto come quello che io trio gas, diciamo, come rilevazione di eventuali perdite, ma quelli un po' più puntuali per verificare micro perdite da eventuali tubazioni. Adesso ve lo spiego. Come dicevo, avevo già iniziato a cercare di avevo già iniziato a girare questo video, poi ho rivalutato un po' il tutto. Per i controlli di gas, solitamente nella cellula, così abbiamo i nostri varie tipologie più o meno care, eccetera, che rilevano il gas in caso di perdita. Sentiamo il beep, ok, apriamo e facciamo tutto quello che è il video, forse qui sopra, vi lascio qui sopra il video del tuo gas per farvi capire. Ma l'andare almeno a controllare ogni tanto, secondo me, le tubature, se ci sono micro perdite, può avere un senso. E le modalità che secondo me possono avere un senso sono queste tre che adesso vi elenco. Partiamo dal più economico. Il più economico è quello che avevo già iniziato a fare nel video. Praticamente è una bomboletta, io adesso pensavo di averla, ma probabilmente l'avevo già anche tolta. È una bomboletta che crea una schiuma. Sembra schiuma da barba. Questa schiuma da barba va messa dove possiamo ipotizzare che ci sia una perdita o dove vogliamo fare un controllo, solitamente nei raccordi tra un tubo e l'altro. Andiamo a mettere questa schiuma qua e nel caso ci fosse una perdita, una micro perdita, ovviamente ci deve essere dentro, deve esserci un passaggio di gas o aria. Quindi se fuoriesce da lì, noteremo che questa schiuma si toglie, diciamo, si secca, si asciuga e quindi si intravede non c'è più la schiuma dove c'è l'eventuale perdita. Quindi pallina di schiuma intorno al raccordo, se c'è una perdita da questo lato noteremo che si ritirerà la schiuma da questo lato e rimarrà scoperto. In quel punto lì vuol dire che c'è una perdita di gas. E questo è un metodo più economico, quella bombola lì la trovate in qualsiasi brico, forse anche online, magari vi lascio il link sotto, intorno ai 5 euro, quindi una cifra abbastanza desolata. E questo è un pro. Il contro è che, uno, sporca, perché come vedete le immagini sporca. Due, non è facile andare a vedere magari in tutti i posti con la schiuma se c'è una perdita. Un conto se io ho un raccordo molto semplice, molto evidente, molto facilmente raggiungibile un discorso, ma se è un po' incastrato come magari tutte le valvoline in cui non riusciamo a vedere bene tutto, perde un po', secondo me, il suo vantaggio. L'altro metodo, che diciamo è quello più caro, è quello di andare da un professionista e chiedere di fare questo test. Come fanno questo test? Hanno un macchinario che vi lascia anche poi una ricevuta alla fine. Loro si innestano con questo macchinario tipo sul regolatore del 2 contro, c'è proprio una porticina sua dedicata, con un tappino lo tolgono, innestano lì e fanno questa prova. Oppure vado a togliere il regolatore, mi attacco con questa con questo macchinario e effettuano le prove. Le prove semplicemente mettere in pressione l'impianto, ovviamente una pressione relativamente moderata, non è che lo dobbiamo provare per farlo saltare i tubi. Mettono in pressione questo impianto e da lì il macchinario rileva anche delle micro cadute di pressione, quindi è un automatico delle micro perdite. Io ho fatto un po' di fatica a trovarlo, ho chiamato un po' di professionisti nella mia zona, quindi zona torinese sud. Non ho trovato, secondo me sicuramente ce l'ha qualcuno, ho visto nell'Astigiano un po' più distante, e la cifra non vorrei azzardare, ma direi che sono almeno una quarantina di euro. Poi è ovvio che se magari montate un kit
loro quella prova lì ve la fanno rientrare gratuitamente così, però ha un costo e lo fai una volta. Sicuramente poi valuterò, magari se lo trovo andrò a farlo per curiosità, però andrò a far fare questa prova se lo trovo più che altro vicino, non ci vuole fare 100 km per fare una prova del genere. Quindi anzi, se qualcuno, io non li ho chiamati tutti, ma qualcuno che vede il video e mi sa dire ah, loro lo fanno ed è facilmente, diciamo, in zona Torino e ha un prezzo più o meno onesto, ben volentieri magari vado lì e con, se loro gradiscono, facciamo un video e facciamo vedere anche come si fa questo test. E sicuramente però è il più accurato secondo me di tutti, il più preciso, il più affidabile. Una terza strada, via di mezzo, è quello che adesso vi propongo. Questo io lo sto, non è che anche questo prodotto me lo sono comprato io con i miei soldi, vi lascerò il link in descrizione se volete provare a prenderlo. Adesso lo proviamo e testiamo insieme perché ha i suoi anche questo pro e contro. Ed è lui, adesso ve lo apro, scatoletta, costo si aggira intorno ai 35 euro, magari trovate la promozione anche a 30 eccetera. È un prodotto professionale? No. Però io, come i, non c'entra molto, ma come i, per esempio, i regolatori, i tappini che controllano la pressione dei pneumatici, come la mia compressore, mini compressore della Xiaomi per gonfiare i palloni o anche mettere in pressione, non gonfiare da zero, i pneumatici, li ho testati quei prodotti che non sono professionali con dei prodotti professionali da dei gommisti e il risultato è uguale. Quindi questo era per dire che non tutti i prodotti professionali, non professionali, non siano all'altezza dei professionali. Solitamente, spesso, non hanno la durata dei professionali, nel senso che i professionali magari hanno una durata eterna, che sono fatti per essere utilizzati costantemente tutti i giorni per chissà quanto tempo. Prodotti non professionali non prevedono questo. Sono prodotti di uso occasionale. Dentro la scatola vi trovate una bustina di tessuto, delle istruzioni in inglese, solo esclusivamente in inglese, e questo che è il prodotto, che è un naso che va a rilevare eventuali perdite di gas. Funziona con tre batterie mini stilo, accendendolo lui fa un reset del sensore del naso, del nasino qua, che è quello che rileva il gas. Che è questo. Si è spenta la luce di warm up, che era quella gialla, è rimasta solo quella verde, che è ok. E a questo punto, prendendo un semplicissimo accendino, vi faccio vedere cosa intendo. Come vedete, ok, lo spengo, sembra un aereo che sta decollando, però questa è la scala di quanto ha rilevato lui di gas. E poi piano piano io ho tolto il gas, ovviamente lui piano piano sia il rumore che anche i LED sono scesi, ok? Questa è una rotella di dichiarano regolazione della sensibilità, che è questa così al minimo e così al massimo, quindi diventa molto più sensibile il nasino. Adesso lo andiamo a provare e vediamo se almeno ha un'utilità. Ovviamente adesso ci sono le bombole aperte e la prova più che mi interessa tra le varie prove di più, andiamo a vedere qua adesso le valvoline. Come prima cosa le chiudo tutte e vediamo se qua ci dice qualcosa. Per fortuna non dice niente, adesso vado ad aprire tutte le valvole. Faccio la stessa prova anche tenendo conto l'uscita di questi tubi, quindi
dove c'è l'uscita del gas. Facciamo anche una prova nel vano bombole con dove c'è installato il duocontro, quello che sicuramente avete visto sicuramente. Lascio qui sopra nel caso il video, lo potete vedere lì se non l'avete visto precedentemente. Tutte le bombole ovviamente sono aperte. Ah, il giro è questo. Volendo poi, dopo lo faccio con calma, faccio un giro anche nella zona frigo, boiler, stufa, nei raccordi raggiungibili sicuramente si può fare questo controllo, ma per quello che potevamo verificare anche un po' vedere la funzionalità dello strumento. Come ho detto prima, l'ideale sarebbe carino far mettere in pressione l'impianto, vedere realmente se c'è una perdita, speriamo di no. Caso ci fosse una micro perdita, testare questo prodotto qua per capire se ha un senso o meno. La trovo difficile perché sarebbe controproducente per chi ha il macchinario delle prove. Detto questo, prodotto appunto circa quella cifra lì rispetto alla schiuma, abbiamo detto com'è. L'altro sicuramente, quello fatto da un professionista, è sicuramente un macchinario che costa magari anche 1000-1500 euro, è sicuramente un'altra cosa. Ma per avere fare un controllo ogni tanto, secondo me questo è un prodotto che ne può valere la pena, perché se ogni tanto dobbiamo fare un controllo e dobbiamo schiumare mezzo camper, ho lasciato perdere anche io, e in più appunto non è facile per posti un po' difficili da raggiungere. Secondo me, se facciamo come più o meno ho fatto io, far passare benissimo questa parte qua molto vicino ai tubi, se c'è una perdita la rileva. Ovviamente la difficoltà è anche se lo usiamo un po' all'aperto, ovviamente lui diventa più o meno sensibile, perché se dobbiamo fare il controllo nel vano bombole, e io in questo caso sono all'aperto con l'aria che circola eccetera, è facile che il gas se ne vada via. È fatto anche apposta, tipo il vano bombole ha tutte le sue reazioni proprio per questo. Quindi se vogliamo fare proprio una prova del vano bombole precisa, l'ideale sarebbe in un garage, in una situazione chiusa in cui apro la bombola e faccio tutte le mie prove. Invece all'interno, tenendo chiuso tutto, questo problema lo risolviamo. Vi lascio il link in descrizione, così magari vi fate un giro e vedete se per voi ha senso comprarlo o meno. Certo non è che tutti i giorni uno lo utilizzerà. Come al solito finisce qui, ci vediamo al prossimo video, lascia un pollicione e un commento, magari dammi un'opinione, e soprattutto lasciami in descrizione se tu sei uno in zona che fa quel tipo di controllo, così lo facciamo fare e vediamo anche costi e quant'altro. Ci vediamo al prossimo video, ciao!